a tutti ragazzi. Sempre in compagnia di Gabriel, oggi vi facciamo compagnia anche con la nostra bellissima faccia. Sì, sì, in alta definizione. Con la luce un po' a cavolo, ma il meglio che abbiamo potuto fare è questo. Allora, andiamo avanti a Death and Taxes, giorno 9. E, siamo messo la faccia... la testa di Anubi. Sì, una cosa però aspetta, c'avevamo Anuvoletto, dovevamo parlare di Anuvoletta, mi sa. Ma anzi, questo è abbastanza inutile. Insomma, perché dice un po' di storia. No, ma è noioso, mo' da tradurlo. Sì. Ecco, gli hai detto la domanda, quiz. Cioè, vabbè, ma questo non serve. No, infatti, no. No, non serve. Cioè, tutta lore sprecata. E... allora, dovevamo andare al mercato? Qua, a lavorare. Che avevamo comprato? Che non mi ricordo più. La radio. Ah, avevamo avuto questo, ti ricordi? Sì, la radio avevi preso. Le monete, testa croce. Un po' di soldi. La monetina. Perché abbiamo le foglie? Le piante? Ah, dobbiamo ammazzare piante. Allora, uno speaker ha commesso suicidio. Un noto motivational speaker, insomma, ha commesso suicidio in galera. La causa dell'arresto verrà rivelata poi. Un errore in un satellite che ha causato un crash. It's now slated to reach. Ah, praticamente dovrebbe arrivare all'orbita questa settimana. This week, questa settimana. E mo mi ricordo che abbiamo ammazzato chi no, quindi non mi ricordo. Esplosione. Ah, l'insegnante quella lì che faceva le cose. Ah, sì, la chemica. Ha distrutto la sua intera. Ha fatto spazzare via, insomma, la sua intera casa. La Madonna. La sottomissione del mio giorno ordinario, contest fotografico, adesso è aperto. E... dove stanno scomparendo le api? Ah, ecco perché le api, i fiori. Eccole. Allora, sta targa sta un po' in mezzo. Sì, un po' in mezzo. Alla quota del giorno, tre umani piante devono morire. Così. Vabbè, allora dobbiamo fare in modo che siano piante che non attraggano fiori. Quindi tipo questa. Allora, piante che non attraggano fiori. Api, scusate. Piante che non attraggano fiori. Vabbè, ho sbagliato. Api. Tipo questa carnivora. Beh, sì. Ok. Perché la Dionea muscipula 20.483 ha due anni. Control. È un Venus flytrap che vive vicino a pond, tipo stagno. Però questa qua non mangia le api. Dentro una foresta, aspetta. È una versatile dieta di insetti. Praticamente si nutre sempre di mosquitos, di mosche, di libellule. Dragonflies e libellule. No, però questi sono i moschini, quelli piccolini. Queste sono le mosche e poi sono le libellule. Questa. Un esemplare pianta che fa parte dell'ecosistema. Ok, se no ci sta l'Halopecurus pratensis. Fa la fotosintesi. L'Halopecurus pratensis, conosciuta anche come vedova Foxtail, ci ricolleghiamo all'altro gioco. Foxtail, però di là Foxtail è un fungo. Widow, scusate. Widow Foxtail, non lo so cosa sia, è erba. I swear if I have to make another file about a blend of grass. Vabbè, giuro che se dovessi fare un altro file che ha a che fare con erbaccia, praticamente Madonna. Me ne vado. Pensa a vorarci questi qua. Ok, chi deve vive tra la margherita e la rosa? Ah, detto c'era anche il dipartimento delle piante. Beh, di tutto comunque. Dionea muscipula 929, sempre pest control. Vicino al local honey farm, quindi quello lì che fanno i mieli, le farm, le fattorie miele, del sì. miele. No, questa deve morire. It almost got stepped on by a farmer, a dog, a horse and two children. È stata stepped, non lo so, da un farmer, un cane, un cavallo e due bambini. Stepped mi sembra tipo schiacciata, no? Tipo una cosa, sì. A buone condizioni di vita,
che prende tanto cibo tutti i giorni. Io da quello che sapevo la... Questo però sì, vicino alla Honey Farm, forse si mangia le api. Ma io da quello che sapevo, quelle piante là non dovrebbero mangiare le api, perché le api vanno sul polline, quella lì non fa polline, fa tipo una sostanza viscosa che ci vanno gli altri insetti. National Geographic sei idea. Come dragonfly, vabbè, come la libellula, come i moschiti, come le mosche. Roba che è tratta da linfa, ecco, linfa. Giovi Barba Globifera 90.529, c'ha 14 io penso anni. Che sia classificazione. Jobless, disoccupata. il nome comune è Rolling Hen and Chicks. È molto succulenta, a chi piace i bagni di sole. Sunbathing. Ci fanno il... Forse per cose di bellezza a questo punto. Può essere. Vive vicino al mare, tra le rocce. Vicino al Seagull Nest. Seagull è tipo la foca. Però il nest... Nido de foca. Nido de foca, sì. Non si muove mai. E gli piacciono le piccole cose della vita. Come ad esempio non essere mangiata. Ma che cacchio è questa cosa d'oggi? E poi, aspetta, questa è l'ultima. E questa, la Scheflera arboricola, 529, 5 anni. È la pianta di compagnia, quella c'è dentro casa. È chiamata anche Lisa, da chi ce l'ha praticamente. Dagli amici, sai com'è. È la pianta di casa di uno studente di fotografia. In molti casi è stata troppo o poco annaffiata. Vabbè. Anche se ha una grande tolleranza della negligenza e condizioni di crescita povere, insomma, forse cresce con poco alla fine. Vabbè, questo devi. Il suo hobby preferito è la fotosintesi e guardare la gente. Che bei hobby! Senti, allora io ammazzerei questa perché comunque sta vicino a cosa de... Potrebbe. Perché sennò non ce l'avrebbero messo. Quindi questa su me deve morire. Anche se per me è un errore. Poi vabbè, scrivete sui commenti se per caso sto di una cavolata. Se qualcuno è esperto di piante. Se qualcuno è esperto di piante, perché io sapevo così. Vabbè, poi boh. Poi, questa non c'entra niente con con le api. Questa è un'erba, cioè la prima. Quella questa fa compagnia al fotografo, sti cavoli. No, quella deve vive. Quella perché fa la fotosintesi. Che se fa una fotosintesi, paolline e tutto il resto sì, deve vive. Sì, ma questa è casa sua, c'ha dentro casa. Questa fa la fotosintesi e deve vive, l'erbaccia. Mm-hmm. Questa è a casa di uno, sti cavoli. E se quella poi si ammazza perché è ammazzato, perché è morta la piantina? Io ammazzerei anche questa. Perché so comunque quelle che si mangiano gli insetti. Cioè, sono piante grasse. Però lì dice mangia moscerini, mosche e dragonfly e libellule. Sì, ho capito, però ad esempio questa la farei vive perché fa la fotosintesi. Questa è inutile e questa è inutile due, cioè. Quella sta in mezzo alle foche, quindi potrebbe anche essere che quelle là si mangiano le foche. Io farei morire questa perché questo può sopravvivere senza la pianta di compagnia, onestamente. O no? Chi può dirlo? Io ti ho detto, ma sei pure che questo si suicida. Vabbè, eh? Muore. Basta. Perché che ne so, la pianta gli ricorda la ragazza, è morta la ragazza, è morta la muore pianta, anche ecco, questa, muore anche quella. Se no, manco domani. E questa deve sopravvivere perché fa la fotosintesi. E questa dà da mangiare agli animali, quindi sopravvivi. Adesso è la fine della natura. Tutto. Abbiamo ammazzato le api, la colpa è nostra. Vediamo un po' che dà il mercante oggi. Allora, che ci vendono oggi? Orecchie. Le orecchie già c'erano. Che è la gomma? Ups. Bello questo, contemporaneamente. Guardi, ups. Praticamente possiamo cancellare la nostra scelta. Io questo lo comprerei. Sì, subito. Perfetto. Madonna, quanto parli, ciccio. Amazing, ok, ciao. Ok, allora. Allora, dobbiamo andare dalla gatta. Che adesso il capo non c'è, c'è lei. Vabbè, il gatto sta sul tavolo, ignorando la nostra presenza. Oh mio Dio, è così... tu sei incredibilmente dolce, dolce e morbido. È dolce e morbidoso. Morbidoso. Dunque, svegliati gatto, devo farti rapporto. Dunque, perché cioè, se tu vedi un gatto dico, no, io farei sei dolce patatina. Vuoi vedere questo dei graffi a priori? Facciamo
No, no, se fai così proprio un tesecaia. Quindi, O la prima o la terza. vabbè, quindi si è girata piano, tipo film horror. So. Miau, ha fatto lei, Poi vabbè, una noi abbiamo pure la gattina. testa del de cane, quindi Then capirai. places a bone. Ah, ha messo la sua zampa su dei documenti sul tavolo. Basta ride. Ha fatto un susseguirsi di miau, praticamente. E poi è andata dietro una palla e ha chiuso gli occhi. Insomma, Vabbè. è stata inutile. Ne andrà così tutti i giorni? Vabbè, ci vediamo domani. Sì, ciao. Ci ha ignorato completamente e fa brrr. Le fusa, no, prr. Fa brrr. Nuovo termine, prr. Vabbè, ci ha fatto miau quando siamo usciti fuori dalla porta. Vabbè, almeno. È stata utilissima Mamma questa mia, guarda, conversazione, veramente. onesta. Però ci ha pagato uguale, Però il quindi gatto ci ha sti pagato. cavoli. No, sbagli sempre. Sbaglia sempre, sì. Beh, un'altra giornata col Ok, cane. giorno 10, no, giù. No. Lo so, sbaglio sempre lato. Aspetta che... Oh, la nostra gomma Oops. Apri un po' l'altro cassetto. Non c'è niente. Infatti buttiamoci No, l'ups. i miei soldini li metto... No, Oops, lo lascio sul tavolo, finché c'è spazio lo lascio là. Vabbè, oggi siamo tornati a ammazzare persone. Allora, vediamo com'è andata. Sì, vedi che abbiamo fatto bene? Praticamente un contadino ha trovato la ragione del fatto che le api stavano scomparendo. Piante Ma carnivore. hai piante che non fa... Ma vabbè, dai. Tiriri. Vabbè. Allora, la quota del giorno, due umani devono morire. Dobbiamo far bilanciare il Ma è mondo. ritornato? Dice il fato. È ritornato il fato, quindi. Ma forse da lontano, che ne so. Boh. Allora, Rufus Ben Sussan ha 63 anni e sta in Un pensione. noto politico da giovane. È lui. Aspetta, gone are the days of descending into the dark depths of deep. Sono, insomma, passati tanti te tanto tempo, tanti giorni da quando scendeva nello buio profondo Di delle delle caverne. caverne. Drillari, dai, drillari. Vabbè, Quelli che scavando, bucano. trivellando a Però a mano. mano. Ma Rufus rimembra, Rimembra. ricorda. Se fai un misto tra italiano, inglese, arcaico, cioè guarda, pure prima, Damn fondly nonetheless, vabbè, no, no, non no lo sense, una so. cosa del genere, No, no, sarebbe senza un'altra cosa. Vabbè, non helpless, non inutile. era un tempo di pericolo, ma anche di esplorazione. Quindi, comunque, anche se era pericoloso, a lui piaceva trivellare, come Sì. si dice. Ora si è ritirato e Rufus spende tutto il tempo in una casa vecchia dispirited. Dispirited. Vabbè, si è ritirato. Vabbè, per ora non fa Poi male. Sì, ma abbiamo noi non abbiamo Keiji. letto... Sì, due umani Ah, devono ok, così. morire. Keiji Sakai, 66 anni, sempre in pensione. Keiji ha fatto fortuna con la proteina bar factory. Con la fabbrica della proteina, della barra La proteica. barra proteica, Comunque leggi qua, che mi sa che dice qualcosa, vedi? Aspetta, aspetta. Halloween dentro retire early. E quindi ha fatto in modo di poter andare presto in pensione. Beato lui. Ha deciso di usare le sue the hard earned fortune, praticamente la sua fortuna, aiutare la comunità. Questo potremmo lasciarlo in vita. Supplying the improvised, praticamente aiutando alcune regioni con le patate piante di patate gratis e No, beh, questo aiutando loro a diventare autonomi. autosufficiente. No, no, questo proprio a priori va salvato. Poi c'è Zitian Wainwright, 35 anni, guida lo scuolabus. Attenzione, questo potrebbe morire mentre guida lo scuolabus, ammazza i ragazzini. Aia. Quindi questo dovremmo Ma far salvarlo, allora, due umani credo. devono morire, Allora, guida i bambini a scuola tutti i giorni, porta i bambini a scuola tutti i giorni. È un lavoro che richiede responsabilità. Ma anche se sono abbastanza pretty lax about it, mi sembra un po' che lasciano un po' così. Sì, molto leggero. A volte prende dei narcotici leggeri prima di andare dietro The Wheel. The Wheel non è, non so, tipo le È ruote. appunto.
In che senso? Prima di andare a ruota, cioè... They say it makes them focus better. Forse... Dovrebbe essere più attento. Forse comunque. È coso, e vuol dire prima di mettersi in marcia, a ruota, in macchina. Aisling Paul ha 29 anni, è una sismologa. Quando era una ragazzina, Aisling è andata... ha vissuto un terrificante terremoto. Ossessionata dalla natura, ha deciso di confrontare le sue paure studiandola e diventando una sismologa. Questi giorni ha creato un team di ricerca, ha guidato un team di ricerca al Mountain Head Earthquake Monitoring Situation. Questa montagna, insomma, per monitorare la situazione dei terremoti. Tu li vedi qua? Siamo tornati alla normalità. Il dipartimento delle piante got their act together. Da fare roba loro, insomma. Vedi, tu sei abbastanza. Hai abbastanza familiarità con il drill ora. Mitighiamo il caos. Vabbè, cacchiate. Però bisogna leggere le cose prima. Ma insomma, sono cavolate inutili. Allora, vabbè, lui potrebbe questo. Sì, ma quell'altro potrebbe morire prima, perché tanto oramai. Sì, aspetta, io farei vive questo. Sì. La sismologa? Ma questo io ho paura che ammazza i ragazzini nello scuolabus. Ma se metti caso che c'è. Perché già questo è mezzo rincoglionito. Se lo facciamo morire, può darsi che fa morire durante il servizio. E quindi, insomma. Lo so, ma se facciamo morire la sismologa ci potrebbe anche essere rischio, che ne so. Lei ha detto ci sarà. Allora questo può morire. Vabbè, che se tanto tu prevedi un terremoto, ci sta, non è che può fare cavoli. Ma fa in caoglia. Teoria. Vabbè, in teoria i pomodori. Sì, i pomodori. I pomodori. Ma oggi che c'hai? In teoria i terremoti. I terremoti non si possono prevedere da quello che dicono. Sì, però metti magari caso... si può capire e dire: oh, gente, levatevi da sto paese perché muori al terremoto. O puoi prevenire magari in questo caso. Cioè, prevenire in questo caso, però boh. Non lo so, io salverei comunque questo. Vabbè, lui che salvalo. Aiuta la gente. E farei sopravvivere anche questo, che io ho paura. Vabbè, che guarda, fammi così. Ti amo, monetina. Quello no, che esce, esce. No, questo ammazza i ragazzini. No. Amore ha detto. Sono contraria. Questo fa morire i ragazzini. Non voglio ragazzini. Vabbè, sulla responsabilità. Scelta tua. Mi dispiace per questa, onestamente. Però. Questa invece non è fa morire ragazzi, fa morire proprio l'intera città. Non è vero. No, vediamo. Vabbè, è morta lei, però gli altri sismologi sono rimasti. Oggi c'è il fiocchetto. Il fiocchetto, onestamente. No, fidget spinner. A sfera di cristallo potrebbe essere interessante, sai. C'è di nuovo questa, che pizza. Leggiamo. No, è sospetto. Che cos'è? Bli bla 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 bli. È la storia, santa madonna. Dai. No, la storia è andare da Miao Pro. Miao Pro. Attenzione, mo sta arrabbiato. Ma incazzato nero. Quando si è entrato. Il gatto, insomma, girava sul tavolo, sembrava annoiato e irritato. Praticamente le note del gatto stavano intorno al suo posto. Ah, sono cadute dal tavolo, mi sa, popping at the table. Vabbè, ha fatto vedere il gatto. Vero, Pixel? E vabbè, posso andarmene via oppure dire che insomma pensa che di stare a sprecare tempo. I take this to mean faccio insomma lo prendo come un sto andando bene, il suo modo di fare. Vabbè, ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Vabbè, vediamoci domani. Io. Quando stai andando via, insomma, si è messa di nuovo a giocare con la palla. A cercare la palla. Sempre utile. Vedi un po' a che serve la sfera di cristallo, se ti dice qualcosa? A decorare, mi sa che diceva. Solo no? Decorare? Mi sa di sì, perché già era uscito. Perché sembra una cosa il... come si chiama? Non mi pare che faccia niente. Ogni... Everything seems to be a state of transfiguration. Tutto sembra che sia in una costante in uno stato di costante trasfigurazione. Ma hai visto quanto costa? Lo so, ma secondo me è inutile. Per me
Se ci mettiamo i soldi da parte, perché costa troppo, veramente troppo. Per farti sprecare. Per farti credere che serviva a qualcosa. Ti dico no. Vediamo. Dai, che ammazziamoci, dai, i vasi. Allora. Minchia. Perché quello è rosso? Mi sa dobbiamo leggere. Allora, il capo di un team di ricerca di un terremoto è stata trovata morta per misteriose circostanze. Aia. Vi avevamo avvertito per il monitoraggio dei terremoti in natura, delle vite potrebbero essere state salvate. Però vabbè, non è che dice che è morto qualcuno. No, sì. Fuoco all'Astrarium. Assisted Living Facility Claims One Life. Cos'è un Astrarium? Non è tipo quello per vedere stelle. No, non credo. Astrarium, chi c'è stava? Vabbè, comunque una Claims One Life, quindi pare una persona morta. Scuolabus driver under investigation after crashing bus with a kid. Dobbiamo ammazzarlo. E io lo sapevo. E perché io avevo paura che questo faceva l'incidente mentre c'era il ragazzino. Invece ho fatto tutto. E invece ha fatto contrario, l'incidente. Contrario, lo dovevamo ammazzare. Cioè, questo ha ficcato sotto dei ragazzini. No, per ha colpa fatto tua. L'incidente con i ragazzini. Ha ficcato sotto qualcuno. Meno male che comunque stava andando molto piano quando è successo. Quindi in teoria non sono morti. Ok, questo ha perso lavoro. Vabbè, cittadini che di Ayaria. Stanno meglio e sono più felici grazie alle consumazioni delle patate, al consumo delle patate, quindi abbiamo fatto bene a salvarlo quello. Vabbè. L'evasione delle tasse nel governo locale probabilmente taglierà i fondi per le infrastrutture. Cosmopolis ha fatto vedere il match finale della stagione di basket. Vabbè. Scienze. Intervistando l'intrepido team, diciamo, esplorativo. In fondo all'oceano. Vabbè, queste qua saranno notizie che ci serviranno a noi. Il rosso, quello là mi preoccupa tanto. Allora, vediamo. Minchia. Le tue mani sono molto impegnate oggi. Da quello che io vedo nei dati, sembra proprio un casino. Allora, un totale di 6 umani devono morire. Una mattanza. E sono 2, 4, 6, 8. Una mattanza dovremmo fare. Alla fine 2 umani... con un passato economico. Sì, un background economico devono morire. Risparmia tutti quelli che hanno a che fare con lo sport, se è possibile. Non c'è tempo da perdere. Leggiamo subito il rosso. Allora, Michael Batar, 40 anni, è un clerk, quindi è un monaco postale. Un testimone di Geova? Ah, può essere. Non lo so. Allora, è frate indovino. Allora, è un grande lavoratore. Dai. ok, Grim, ascoltami. Why are you such a tool? Ah, ce la conosce là. Perché sei un così? Non lo so. Seduto alla tua scrivania, guardando tutti questi profili come se tu fossi un drone senza testa. È il tempo di rompere... distruggere le regole. Voglio che tu Doom, che cos'era? Doom male. Vabbè, comunque è una cosa negativa. Tutti i profili oggi, tutti loro. Ammazzare tutti quanti. Ok, fai vedere che tu non sei completamente inutile. Ma che te sei cosa? Ma chi è questo? Cioè, questo mi deve dare gli ordini. Ma levate. Aspetta, metti i soldini qua, mi sono scordata. La nostra sicurissima banca. Sì. Poi c'è Ravensburger. Kurshid, 29. Portati malissimo. Allora, però è una atleta professionista, quindi dobbiamo in teoria salvarla. Allora, sta... gli piace... modello di sesso... ha una carriera, insomma, di successo come un deadlifter. Cos'è un deadlifter? Non lo so. È morte. Ma è tipo lifter... non è una cosa che ti porta su? Ma che è una scienza della morte? Allora, ha un fratello Ronald e un figlio Mira.
Nel suo tempo libero le piace andare a fare campeggio e arrampicarsi. È costantemente ispirata dalla determinazione di Raven e desidera continuare per i suoi passi, insomma. E vabbè, lei comunque dovrebbe sopravvivere perché fa sport. Allora, dovrebbe essere una sorta di deadlift, perché lift... Ah, sollevamento pesi, vedi che però era sollevare qualcosa. Ma perché dead però? Perché? So. Morte? Cioè... Allora, Agnes Al-Safir, 33 anni, mazza, sempre le sopracciglia alla Elio, è una vabbè, prende quelli che piene le tasse. Fa un lavoro in grado di collezionare tasse dai lavori e dagli individui, del metà locale del governo, insomma. Insomma, lei viene trattata male tutti i giorni, ma vorrebbe che questo servizio pubblico fosse accettato, insomma, come le strade e le luci. Cioè, è un servizio pubblico che... Vabbè, quello che gli porta dispiace, le tasse. Quindi, fa pagare le tasse. Ogni giorno gli sappiano con lei. Poraccio. Poi abbiamo Helga Sigmund Sottir, a 36 anni. Oggi tutti portati male. Cos'è un actuary? Attuale, boh, no. Leggiamo un che attimo. Cos'è? Being an actuary seems at first glance like a bore. Allora, essere un actuary sembra all'inizio molto noioso come professione statistica, quindi a che fa con la statistica? Forse borsa? Riguarda balancing sheets and asset management. Vabbè, a che fare con roba di management comunque. Allora, attuario è una professione. Valuta un patrimonio a una data scadenza futura, non lo sapevo. Ma Helga trova eccitante i numeri e i tabulati. Le piace vedere l'analisi dei rischi. Anche perché è una cosa scientifica, dopo tutto. E va bene. Poi abbiamo Fernandinho Lorca, 35 anni ed è un barista. Ama i caffè e gli piace creare elaborate forme d'arte. Su cappuccino. Sì, penso che alla fine siano quelli che decorano. È un avido supporter di delle tazze in bambù e i piatti e gli utensili. Nel suo tempo libero, Fernandinho gli piace fare birdwatching, film pirata. Piratare, anzi, film. E vendere Azzurray disc invece di Blu-ray. Azzurray, i bootleg sarebbe i Blu-ray tarocchi. Comunque questo vende roba illegale. Ha anche un blog di recensioni di film molto popolare. Allora. Poi Ossip Von Baradei, 24 anni, basketball player, quindi un giocatore di basket. Allora, aveva iniziato a studiare sociologia e sta per diventare un highest scoring, quindi quello che fa il punteggio più alto nel collegio locale di basket. Cioè, scusami, sta facendo l'highest scoring nel basket. Vabbè, nel miglior nel collegio punteggio. Locale. Quando non si allena o non studia, aiuta la comunità. No, questo devi dire. A che fa con lo sport, devi vivere per forza. No, mi dice, Nora Sofia Eto, a 39 anni. White Collar, ah, è tipo la serie TV White Collar. Cosa? Il colletto bianco, l'avvocato. I criminali. Nora è diventata una regolare embezzlement dopo il suo multilevel marketing scheme. Ah, dopo che il suo schema del multilevel marketing, quindi multilivello marketing, è fallito. I prodotti di bellezza non si vendono. Ma che cacchio vuol dire? Allora, tutto questo che deve pagare. Ma non è lo schema multilevel marketing, è quello piramidale. Lo schema piramidale è quello ah, là. Ah, ok, la è vendita quello. Quella piramidale. È quello là, e si chiama multilevel perché ha vari livelli. Che ne so che in inglese sì, si questa chiama multilevel. Questa no, deve aspetta, morire. Non gli ha funzionato vendere i cosmetici, vedi? Però scusami, l'ha fatto per un motivo valido, perché doveva pagare, penso, questi sono debiti, e per portare i bambini in una scuola decente l'ha fatto, perché deve morire sta poraccia. Ok, io pensavo che aveva creato i... Nora Film Claymation Shorts in their spare time. Fa film brevi nel suo tempo libero?
non è chiaro. E fai i porno. Oddio santo, perché deve essere una brutta persona? Poi Evelyn di Space ha 31 anni ed è un comandante di sottomarini, figo. Nella sua gioventù Evelyn Read the Works ha letto i lavori di Anwar Jules, un autore di fantastiche avventure, di novelle fantastiche. Ispirata dalla novella di Teenage Commander, ha deciso di diventare una comandante, appunto, e di guidare centinaia di leghe sotto il mare, e l'ha fatto. Allora. Quindi rileggiamo un attimo. Un totale di 6 umani, noi ce ne abbiamo 8. E, 2 umani con economia, un passato, insomma, un background economico, devono morire. Risparmiare quelli degli sport. Allora, chi c'ha il coso economico? Questa. Sì. Mi dispiace, c'ha ragazzini. Vabbè, poi vediamo. Voi siete può anche salvare, vediamo un attimo. Allora, no, calcola, solo 2 possiamo salvare, solo 6. Vabbè, salviamo. Allora, io salverei. Allora, quello... aspetta, no. Questo che non fa male a nessuno, anzi, è pure una promessa. In teoria dobbiamo salvare soltanto questo perché ha a che fare con lo sport. E qual era l'altro che faceva sport? Il primo chi è? Questa. In teoria dobbiamo salvare sti 2. Aspetta, ma lei che faceva? E lei è un atleta professionista. Perché dobbiamo salvare sollevamento pesi. Quindi questa comunque deve sopravvivere per forza. E anche quell'altro. Non ha un passato da economista. Aspetta, però, no? No, questa ha fatto solo sollevamento pesi. Mm-hmm. Ok, quindi questa deve vivere. Ok, pure quest'altro. Questo è un studente di sociologia, quindi non c'entra niente con economia. E c'ha pure un bel futuro. In teoria dobbiamo salvare sti 2. Ok. E gli altri devono tutti morire. Poi questo che c'è pure ci via da ordini, ma muori subito. Vabbè, ma non è lui, poverino. Non lo so, muore. Aspetta, che faceva questo poraccio? Questo era un postal clerk, cioè un... Ma sarà un fattorino, un po' spettacolo. Perché poi sotto ha scritto: se noi ammazziamo. Cioè, aspetta, eh. No, questo ha detto: oh, Grim, ascoltami. Perché sei solo uno strumento? Cioè, fai vedere che però, tu invece ce l'hai la testa. Però non ha spiegato chi è questo che ha fatto. Postal clerk. Ho capito. Cos'è un postal clerk? L'impiegato delle poste. L'impiegato delle poste. Vabbè, ciao, per morire. Poi questo ha a che fare con l'economia, quindi deve morire. Questa. Ah, era una volta, donna, sì. Questa. Tutti devono morire, insomma, abbiamo salvato. Però obiettivamente ha a che fare con sempre economia. Ma se per una volta infrangiamo no, le regole. No, il barista devi morire, mi spiace. Hai fatto un segnetto, hai fatto. No. Sì, sì. Poi questo, mi spiace questa era figa. No, salvala. No, salvala. No, devono morire 6. No, salva. Ma va bene, ma perché no, mi devo fare licenziare? Ma non ti licenzi, cioè, c'è sta il gatto, non te può licenziare il gatto. Per uno non te può fare. No, mi spiace. No. Senti, prima hai fatto la cavolata, dai. Ho salvato le api prima, ma che vuoi? Certo, e invece hai fatto ficca sotto i bambini. No, non ho fatto ficca no. sotto, hanno fatto un incidente. Che è questa cosa? Ho vestito da... Grim cape, è un cappello. E se no c'è anche la piantina. The most brutal of plants. Cactus, la pianta più brutale. Devo prendere il cactus? O il cappuccio da... 1.800, non c'ho soldi. No, prendiamo il cappuccio, dai. Non c'ho soldi, 1.800. No, cappuccio, il cactus. Ci faccio col cactus. Lo mettiamo lì in ufficio, carino. No. Madonna mia. Vabbè, trovi il gatto supino con le zampe in aria. Sembra che stia cercando di prendere qualcosa di invisibile. Ad un tratto si è girato verso di te con gli occhi tipo così. So voi. Tipo così. Praticamente continua a guardarti, la sua coda si muove in una maniera come se fosse d'accordo, please, va bene. Dai, oggi è andata bene, mi sento anche abbastanza fiero. Lady Poddington siede in silenzio, con un sguardo accusatorio. Tanto lo vabbè, sapevo, me ne vado, lo sapevo.
Vabbè, ma poi ci ha avuto indifferenza. Ciao. Vabbè, è importante che ci paga. Sì, sì. Sì, vabbè, sì. Le... No, dai, non me va. Dai! È tutta la traduzione di sto gioco. Ho capito, ma sa, è la storia, che famo? Giochiamo così. Giochiamo così. L'importante è ammazzare. Allora, praticamente un terremoto di massa, cioè massivo, massiccio, grande, ha preso la vita di dozzine di persone. Poi? Dai, continua, continua. Allora, una promessa del basket, quindi il ragazzo che abbiamo salvato, che ho voluto salvare, ha avuto problemi a un ginocchio, no, in una collisione. E l'esplorazione dei fondali del sottomarino Leviathan è scomparsa dalle cronache, che purtroppo abbiamo... Ho capito, quella faceva parte dello sport. Sì, sì. Allora, gli esperti del market sono preoccupati contro gli investimenti nei Bitcoin, che sarebbero per i Bitcoin. Vabbè, ma l'importante, ripeto, è che noi abbiamo il nostro fondo sul sì, il nostro fondo fiduciario. Allora, la quota del giorno sono 3 umani, devono morire, risparmia tutti gli umani che hanno un background economico, quindi stavolta bisogna salvare quelli economici. An unforeseen logic guides our hand. Praticamente è una logica invisibile che non si può vedere, guida le nostre mani, ma una logica senza senso. Quindi di usare la moneta, fai qua, clicca moneta, testa croce. No, salvi. Aspetta, allora, Firuz Williams ha 40 anni, è un investitore, quindi lei ha a che fare con l'economia, dovrebbe rimanere in vita. È un'avida investitrice entusiasta che spende tutto il suo ore di lavoro tracking stock prices, tracciando i prezzi degli stock e vendendo gli stock randomly, quindi in maniera random. Anche se non ha conoscenza in economia e non ha desiderio di impararla, continua con successo a convincere le persone nei social media a investire in Bitcoin. Questa non capisce il cavolo, dice sì, investi nei Bitcoin. Bitcoin. Hector Hernandez ha 84 anni, portati benissimo, signor, e sta in pensione. Per quasi 50 anni Hector ha prodotto una serie di divertenti e educativi show televisivi che ti insegnavano a essere carino con le persone e fare un mondo migliore. Ha vinto numerosi premi e onori per i suoi ottimi consigli, insomma. Vabbè, questo però possiamo dire che potrebbe morire a prescindere, perché oramai c'ha un po' di... Oltre a quello, più che altro non ha a che fare con il background economico, quindi andrà ammazzato. Kim So-yeon ha 33 anni, è in banca, teller. Quelli che parlano di banca, non lo so che significa. Allora, ha vissuto 3 rapine in banca, povera, in 33 anni. Stufa e stanca di sempre quello che sta succedendo, ha deciso di... to join the robbers on the third... cioè, praticamente è passata dal lato oscuro, è andata dalla parte di quelli che stanno facendo la rapina in banca. Certe balle. Ma che cosa, è cazzo di grande. To join the robbers on the third attempt. E quindi l'ultima volta è stata vista che stava cercando di lasciare il paese. Pensati. Però questa va risparmiata perché c'ha un background economico. Mint, a 20 anni, è un membro di una gang. Viene da una famiglia abusiva e ultimamente che ha fatto molta protezione sulla sua sorella maggiore. Insomma, ha cercato di fare qualsiasi cosa per tenerla in salvo. Anche se si è alleato con il più tosto criminale del crimine del distretto. Criminale del crimine.
boss, vabbè, del il boss criminale del distretto. Criminale dei crimini. Da quanto è criminale? Ma... è criminale del crimine. Cioè, è talmente criminale che è un crimine. Essere criminale. One who takes good care of their own. Vabbè. Poi Angus Hermitage, però viene più un po'. 37 anni. È un consulente di polizia. Non c'è niente di meglio dell'odore fresco. Freshly mined coal. Non lo so, del mattino. Mined coal, le cose, le mine, sì, le mine, no. le caverne di carbone, le... non lo so. Perché coal è carbone, mined, boh. Allora, at least that's what Angus, almeno è quello che crede Angus. Dei consulta ai politici e non energy related policies. Sì, l'energia rinnovabile, quindi carbone. Ah. Infatti è un retire drilling. E infatti lui vorrebbe anche mettere più mining e tagliare di più, minare di più. Cioè praticamente vuole distruggere il pianeta per no, questo deve morire. I soldi. Clean energy ok. Prende l'energia rinnovabile per perdenti. Okay. Ma vaffanculo. Poi morì tranquillamente, ciccio. Poi Elsie Järvinen ha 41 anni, hairdresser. Fa acconciatura. Parrucchiera. Ha realizzato l'arte del hairdressing, ma mancava qualcosa di importante, la sperimentazione. Ecco perché ha iniziato nuovi metodi con ogni cliente che si sedeva davanti a lei. Anche se a volte ha colpito o mancato alcuni di loro. Felici o non tanto. Ah, non li ha fatti felici praticamente. Cioè, pare poi tu dici, voglio un taglio, questa si mette a fare i cavoli suoi. Hairdresser però più che altro fa acconciature, capito? Perché dresser è come se le sta a vestino. Però... se era cut. No, è comunque taglio secondo dei capelli. Secondo me fa acconciature soprattutto. Vabbè, comunque. Per fare un'acconciatura comunque tre umani devono morire. Non è detto. Poi, risparmia quelli che hanno un background economico. Ok. Quindi questa c'ha un background economico perché è un bank teller. Sì, ma questa è una ladra, si può pure morire. Però bisogna risparmiare quelli con un background economico. Questa c'ha un background economico. Questa c'ha il background economico anche se è una stronza. Questo può pure no, morire. Questo può morire perché ha fatto i programmi televisivi. Questo delle gang può morire perché non ha roba economica. Chi la salverà la sorella? Vedi cos'è per favore un policy consultant di preciso? È quello! Perché devo vedere un attimo se è roba così. Sì, è comunque dell'industria. E questa non c'entra niente con l'economia. Quindi in teoria questi tre possono morire e questi tre devono sopravvivere. Certo, sto ammazzando bella gente e sto tenendo invece gente... Polizza, sì, vedi? Sì. Consulente di polizia. Cioè i tre stronzi devono vivere e i tre buoni devono... cioè no, questo è stronzo uguale, però sti due erano bravi. Lui non è stronzo. Lui si è messo con il criminale per poter salvare la sorella. Per vabbè. Me io farei tutto il contrario. No, perché per abbiamo delle regole. Ma per una volta possiamo infrangere... No, perché? Perché sono tre volte che prendi la decisione sbagliata, se... Non è vero. No? Le regole vanno seguite. Il terremoto, allora, e lo scuolabus. Scommetti che va bene, invece? No. Questa deve vivere, fidati. Sì. Questa deve vivere. Mhm. Questa deve vivere. Mm-hmm. Sì, sì. Scommetti? Fatti, scommetto. Questo deve morire. Mm-hmm. Questo deve morire. Mm-hmm. Sì, sì. Ma manco te sei convinta. Questo deve morire. Sì, sì. Ma no, noi abbiamo delle regole, eh? Sì, noi non è che dobbiamo decidere. Cioè, vengono dare delle regole e basta. Mm-hmm. Vanno seguite le regole. Vabbè, come vuoi te. Allora, andiamo al tuo negozio preferito. Ahoy, matey. L'abbiamo visto prima. Cioè, abbiamo visto. Però non c'è più il cappello, ma c'è il fiocco. Va bene. Dobbiamo andare al gatto. Dobbiamo andare al gatto. A volte fa. No, ancora non posso credere quanto c'è morbido. Vabbè, fagli il complimento. Beh, come Pixel. Però sembra un po' annoiato in verità, un po'. Forse perché ce la volevo. I just want to pet you, cat.
Ok, torniamo professionali. Dopo una pausa, annusa le pile dei documenti sul tavolo. Inizia a ispezionare i documenti per qualche secondo e poi va via, sembra contenta. È logico che sembra contenta, però abbiamo fatto il male noi. Mi spiace, noi abbiamo delle regole del fato, non puoi comandare sul fato. Sì. E chi lo dice? Vabbè, direi che per oggi mi sa ci fermiamo qua. Ma sì, abbiamo ammazzato degli innocenti. La prossima volta vedremo se abbiamo fatto scelte giuste. Ah, sì, sì. Va bene. Quindi, come sempre, mettete mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Grazie a questo simpaticone di Gabri che ha partecipato. E ci vediamo alla prossima video. Alla prossima vita. Fate bravi. Ciao. Un bacio a tutti.